Sindaco di Lanciano Filippo Polini, oggi la presentazione alla stampa del Frentano d'Oro dell'edizione 2023 che verrà assegnato ad una donna questa volta, alla professoressa Sandra Di Rocco. Sì, sì, una novità, non conosco la professoressa Sandra Di Rocco, ma ho letto il suo curriculum, è un curriculum eccezionale, nella scia di tutti i Frentani d'Oro che sono stati premiati negli anni precedenti, questa grande intuizione di Ennio De Benedictis nel voler premiare questi nostri concittadini frentani che stanno in giro per il mondo, più o meno in giro per il mondo, e si sono distinti, hanno dato lustro al nome della nostra Frentania, e anche quest'anno il Consiglio ha fatto un'ottima scelta. E sono tanti anni che a settembre si svolge questo, Ennio ci teneva molto, ci aveva lavorato molto sopra l'associazione, costituita da persone che hanno capito il senso che voleva Ennio, ricordare i nostri territori e naturalmente rendere omaggio, rendere onore alle persone che per lavoro, per impegni, per il tipo di lavoro che avevano, sono state costrette ad andare fuori. Parliamo sempre di eccellenze e la maggior parte delle eccellenze purtroppo sono state costrette ad emigrare, però è giusto che il territorio venga ricordato anche da queste persone e comunque sono rimasti un punto di riferimento di tanti amici. 190 anni fa Edgar Allan Poe disse: l'attenzione e la concentrazione dell'oratore e dell'uditorio raggiunge i 40 minuti. Oggi, soprattutto con la tecnologia, con la modernità, col su, facciamo presto, l'attenzione studiata in moltissimi istituti scolastici scende ad una manciata di secondi. Questo non sarà per la professoressa Di Rocco, perché ci ruberà sicuramente l'attenzione, perché sono degli argomenti, delle competenze veramente eccezionali e ricche di curiosità intelligente. Io volevo parlare di tre elementi, ma è ovvio che parlando per ultimo sono venuti a galla. Ennio De Benedictis, il nostro fondatore, praticamente con il suo premio ha fatto una scuola di bellezza etica, del buono nel senso bello e buono, sociale, etico, di competenza dei greci del V secolo avanti Cristo. Questa bellezza si trasforma in desiderio, amore della cultura. Il terzo elemento è quello di dare ai giovani una possibilità di entrare con un referente di grandissimo spessore in quello che ho detto prima, la curiosità intelligente. È un'occasione eccezionale, meravigliosa, avere come interlocutore una professionista di questo calibro. Io sono nata a Lanciano, non molto lontano da qui, tra l'altro. È un'emozione veramente grandissima, è un premio speciale perché chiaramente viene dalla mia zona di origine e devo dire che mi ha fatto veramente enormemente piacere, insomma, ricevere questa notizia un paio di mesi fa, inaspettata. È una gioia grandissima. Sono docente, professoressa ordinaria di matematica al Politecnico di Stoccolma, dove sono arrivata nel 2003 dopo, insomma, aver girovagato un po' il mondo. Buona parte della mia attività si svolge come preside di facoltà, quindi è un ruolo un po' amministrativo e dirigenziale, però comunque insomma svolgo ancora, ho un gruppo di ricerca in matematica pura e applicata all'analisi dei dati, in realtà analisi geometrica dei dati, è una cosa veramente che sta prendendo piede in questi ultimi anni e che mi riempie veramente di gioia. Attualmente ho due dottorandi, due postdoc, insomma molti studenti che si interessano
finalmente alla ricerca di base, la ricerca pura, però applicata a qualcosa che sta prendendo piede ultimamente, che si sta sviluppando in una maniera esponenziale, veramente molto eccitante al momento. Dottoressa, che effetto le fa, insomma, tornare qui un po' a riassaporare le sue origini, le sue radici? Ci sono anche tante persone a lei care qui. Sì, in realtà ci sono dei miei parenti, dei miei amici, è una gioia immensa, come ho detto prima. In realtà io torno ogni anno con la mia famiglia. Mio marito non è italiano, ma ormai è diventato più italiano di me, in un certo senso, ed è sempre una gioia passare un po' di tempo qui a Lanciano, vasto, dove abbiamo un appartamento dove passiamo, insomma, le nostre vacanze. Però chiaramente quest'anno è un anno speciale per questo premio. Vedo soprattutto quello che mi fa, insomma, gioire particolarmente è l'orgoglio che vedo negli occhi dei miei familiari. Purtroppo i miei genitori non ci sono più, ma se ci fossero stati sarebbero stati, secondo me, al settimo cielo. Sì. Dottoressa, si parla tanto di fuga di cervelli. Ecco, lei è una di quelle persone che ha dovuto lasciare la sua terra per poter realizzarsi e veramente emergere nel suo lavoro e nella sua professionalità. Sì, in realtà per me è stata una scelta piuttosto personale, perché essendo mio marito non italiano, per lui non è stato facile, insomma, non sarebbe stato facile affermarsi qui. Quindi all'inizio è stata una scelta piuttosto personale. Io sono in contatto con molti miei colleghi, però devo confessare che sono stata contattata un paio di volte e mi è stata data l'opportunità di ritornare in Italia. Purtroppo in momenti un po' difficili per prendere questa decisione, perché erano momenti in cui in Svezia per la ricerca che faccio io si investiva moltissimo e io ero coinvolta in progetti veramente molto eccitanti, e per questo motivo mi è stato un po' difficile, insomma, fare il cambio di gruppo, e questo è un po' il problema base della ricerca italiana. Io posso dire che i gruppi di ricerca italiani sono eccellenti, sono riconosciuti in tutto il mondo, nonostante le risorse, le poche risorse che ci sono, perché i finanziamenti per la ricerca, e soprattutto per la ricerca di base, non sono paragonabili a quelli che io ho trovato in Svezia, ma anche negli Stati Uniti, ma persino in Francia o in altri paesi limitrofi. Quindi questo è un grande problema. Da quello che capisco, i finanziamenti diminuiscono ogni anno, non il contrario. Io spero tanto per i miei colleghi, che sono un'eccellenza veramente mondiale, che queste cose possano cambiare. Mario Giancristoforo, decano dei giornalisti lancianesi, ma diciamo abruzzesi. Ecco qui la presentazione stamane del Frentano d'Oro, che è davvero un gioiello, una delle rassegne, uno degli eventi più belli che si organizza qui a Lanciano, in ricordo di Ennio De Benedictis, sempre, che l'ho voluto fortemente, lo ha ideato e creato. Hai detto già tutto tu benissimo. Perché questa è una grande manifestazione, una gran bella manifestazione, quindi un ricordo di Benedictis, ma senz'altro. E poi, Miriana, ti dico che io le ho fatte tutte, il premio di Sandra Di Rocco, veramente bella, eccezionale, meritata, perché lei è una mente, diciamo che proprio è una scienziata, una di cose così, la prima donna in Svezia a avere una cattedra. Lei nel 2011 è stata la prima donna a insegnare matematica pura all'università, in Svezia. In Svezia non l'aveva mai fatto nessuno. E poi ho notato che da quando l'abbiamo invitato, lei subito ha preso a cuore questa cosa, perché c'è un legame forte al territorio, perché torna qui per la squilla, torna qui l'estate, torna sempre tra Lanciano e Vasto. E quindi io ho avvertito questa sua soddisfazione di fare questo, ed è una gran bella cosa che forse meriterebbe anche qualcosa in più. Ecco, lei conduce, presenta questo evento da tanti anni, quanto amore, quanta passione ci mette? Sì, con tanto amore e tanta passione. Adesso dovrei andare in pensione, in realtà già ci sono in pensione, però questo premio non riesco a staccarmi, per cui do l'appuntamento ai telespettatori per il 23 di settembre, questa è la presentazione. Il 23 di settembre faremo la cerimonia di premiazione con delle novità rispetto allo scorso anno.
L'ingresso è gratuito, noi realizzeremo come sempre un libro che racconta tutto questo, questa edizione, quindi venite numerosi il 23 settembre, un sabato pomeriggio al Teatro Fenaroli.